Ciao a tutti, oggi vi parlerò del mio kit di primo pronto soccorso che porto tutte le volte che vado a camminare o a fare una ferrata piuttosto che ad arrampicare. Si tratta di un kit davvero molto piccolo, grandezza più o meno come la grandezza di una mano, e costa intorno ai 10-15 euro, ma chiaramente potete anche decidere di farlo prendendo ciò che avete in casa. Nel caso in cui preferireste prenderlo da Amazon, qui sotto comunque vi vado a inserire il link, troverete nei commenti. E niente, iniziamo a vedere cosa ci detta. Bene, apriamo il kit. Guanti, assolutamente utili sia per voi che per qualcun altro che potrebbe mai farsi male. Ve li consiglio davvero. Li potete anche usare come contenitore, addirittura per il cellulare, quindi assolutamente da portare. Filo interdentale, anche in questo caso ve lo consiglio, può servirvi anche per semplicemente per chiudervi uno zainetto piuttosto che altro. Un laccio, in questo caso io non ho più il laccio emostatico, ma questo può assolutamente essere super utile. Infatti, vedete, è una semplice stringa delle scarpe, quindi costo sostanzialmente zero. Compete, assolutamente da avere. Questo riesce veramente a sistemarvi qualsiasi tipo di bolla, ve lo consiglio veramente, sia in questi piccoli cerottini o altrimenti in quelle che in questo caso io non ce l'ho, però sono delle bande così che comunque si possono tagliare e sagomare. Poi un accendino può sempre servire per sterilizzare qualsiasi tipo di lama piuttosto che un ago, piuttosto che anche solo delle forbici o delle pinzette, quindi importantissimo. Una lametta, non si sa mai, anche in questo caso può servire. Poi qua, molto utile, in tutti i kit ci sono delle piccole spiegazioni, dei piccoli aiuti qualora vi dovesse capitare qualsiasi tipo di situazione, anche semplicemente per modo di dire, il BLS, la posizione di sicurezza, massaggio cardiaco, eccetera. Quindi assolutamente importante, non buttatelo pensando che si tratti soltanto di carta, ecco. Quindi tenetelo. Questo lo potete trovare anche al mercato, io lo chiamo stagna sangue. Questo brucia molto quando vi tagliate, lo dovete soltanto appoggiare sopra e va praticamente a creare una patina bianca che proprio sul taglio, sulla ferita, e però va a cauterizzare completamente il taglio. Vi assicuro, brucia da matti, infatti viene utilizzato spesso per la barba. Però è veramente veramente utile, a meno che non vogliate fare come Rambo con la polvere da sparo, ma meglio. Scotch di carta chiuso qui all'interno di una bustina, così da evitare che prenda umidità. Pinza, in questo caso una taglia garze, ma potete metterle anche più piccoline, un po' più leggere, perché comunque questa pesa effettivamente un po'. Qui abbiamo altri guanti, anche in questo caso sono sterili perché comunque non li ho mai utilizzati, sono tutti certificati, mai stati aperti, ce ne sono qualche paio. Cerotti di garza, anche questi molto, molto carini, addirittura si possono essere tagliati, sagomati, anche presi e messi dietro le scarpe, dietro i talloni, che comunque spesso capita di avere delle vesciche. Garze sterili, anche in questo caso mai aperte. Ricordatevi che tutti i kit di pronto soccorso hanno chiaramente una scadenza, quindi quello che vi consiglio chiaramente è di cambiarli ogni tanto, ecco. Questa assolutamente utile ed importantissima, la coperta di soccorso, come vedete quella dorata, argentata,
E questa può essere utile non soltanto per un primo pronto soccorso, ma anche qualora veramente doveste trovarvi in situazioni di emergenza, io ve la consiglio assolutamente. Riesce a mantenere, a creare una copertura stagna di tutto, magari anche soltanto del vostro sacco a pelo, ecco, quindi come copertura in più. Queste altre garzette sterili, in questo caso utili per i vendaggi, ne ho due. E basta, qui niente, semplicemente la spiegazione di tutto ciò che c'è qui all'interno e questo sacchettino. Io vi consiglio, in questo caso io non l'ho messo, di inserire all'interno di questo sacchettino o anche soltanto di questo i sacchettini, quelle bustine tipo lo zucchero ma di silice. Sono molto utili perché riescono a mantenere ad abbattere l'umidità e non vi fanno rovinare il vostro kit. Ultima cosa, probabilmente una delle più utili, è comunque di avere un coltello tipo questo, un coltello pinza, in questo caso un Leatherman. Ma ce ne sono altri di assolutamente più economici. È una classica pinza, coltello, ha un po' di tutto, ecco, a cacciavite, tutto quello che taglia cavi, eccetera. Vi assicuro che comunque può servire in molte situazioni, soprattutto in casi di emergenza, ecco. Spero che questo video vi possa essere stato utile e ricordatevi che questo kit, come tutti gli altri, comunque anche se non vi possono essere utili a voi, possono essere chiaramente utili a qualcun altro. Poi per la leggerezza e compattezza chiaramente non è un peso, un macigno da portarsi dietro. E come vi ho già detto, qualora foste interessati a acquistarlo, lo potete trovare qua sotto, o altrimenti fatelo in casa, chiaramente cercando di mettere tutto il necessario. Un saluto, alla prossima!